Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta dell'11 giugno l'Assemblea, dopo la commemorazione del maggiore La Rosa ucciso in Afghanistan, ha approvato due ordini del giorno. Il primo riguarda i rilievi mossi dalla Corte dei Conti e i rendiconti dei gruppi consiliari per il 2012. Sul tema interviene Aldo Reschigna, capogruppo del Partito Democratico. Vogliamo operazioni di forte trasparenza, vogliamo però anche il rispetto dell'autonomia legislativa che su questi temi si è espressa con legge nazionale e con legge regionale. Credo che vivere in uno Stato di rispetto della legge di legalità convenga a tutti. Luca Pedrale, capogruppo Popolo della Libertà. Riteniamo importante il controllo e la trasparenza amministrativa dei gruppi. Non riusciamo però a capire questa anticipazione della Corte dei Conti sul 2012 che sta mettendo in difficoltà tutti i gruppi per la rendicontazione. Su questo abbiamo chiesto chiarimenti. Il secondo ordine del giorno approvato invece impegna la Giunta regionale a sostenere il consumo della filiera corta agroalimentare piemontese in ospedali e strutture della pubblica amministrazione. La conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome riunite a Napoli ha finanziato un progetto di intervento nell'ambito delle iniziative di riqualificazione di Città della Scienza. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale. Faremo la nostra parte per un progetto che la nostra conferenza ha voluto mettere in atto per un recupero della Città della Scienza di Napoli, che è un patrimonio dell'umanità, che ha un ruolo fondamentale nella formazione e soprattutto questo sarà finanziato ancora una volta con i risparmi dei costi della politica. Consigli comunali dei ragazzi del Piemonte si sono dati appuntamento a Torino per incontrarsi, confrontarsi e condividere esperienze e progetti. Nell'occasione si sono iscritti al registro custodito dal Consiglio regionale i CCR di Pinerolo, Omegna e Varzo. Jacopo Lagnero, Consiglio Comunale Ragazzi di Pino Torinese. Dirigere un consiglio comunale, avere le responsabilità anche a livello pubblico, rappresentare all'interno di un paese i propri coetanei è sicuramente un'esperienza alquanto formativa. Sicuramente una delle cose che uno ricorda con più piacere. 32 studenti piemontesi delle medie superiori sono andati alla scoperta delle istituzioni a Bruxelles. Sono i vincitori della 29esima edizione del concorso organizzato dalla Consulta Europea in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. La delegazione ha visitato Parlamento, Commissione Europea e alcuni punti di interesse storico-culturale della capitale belga. Come vedi, Palazzo Lascaris è il concorso di fotografia su smartphone lanciato dal Consiglio regionale. Partecipare è semplice, basta scattare una foto della sede del Consiglio con Instagram, il network del photosharing, e pubblicarla utilizzando l'hashtag cancelletto InstaCRP. Gli aspiranti fotografi potranno ritirare subito un gadget in regalo all'URP di Via Arsenale 14. A fine anno un gruppo di esperti sceglierà le foto migliori che verranno premiate a Palazzo Lascaris. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.